anni 70 per Federico Fellini rappresentano quella che possiamo chiamare l'adolescenza della nazione. È un ritratto antropologico, quello che emerge dal cinema di Fellini, che si colora di quelle tonalità cupe, quelle tonalità oscure che caratterizzano quello che conosciamo essere il decennio di piombo, ma che più propriamente è corretto definire, secondo la definizione di Sergio Zavoli, il periodo della notte della Repubblica. È chiaro che gli anni 60 si sono conclusi con un'esperienza, diciamo, decisamente felice per quello che è il risultato, soprattutto sia dal punto di vista artistico che da un punto di vista commerciale, del cinema di Federico Fellini, se non altro in quella che è la prima parte di questo decennio. Successivamente il suo sguardo è uno sguardo che è rivolto all'Italia, ma che coglie sempre di più l'aderenza da parte di un pubblico straniero. E allora ecco che con gli anni 70, in quello che è il periodo che Guido Krajnc ha definito il momento in cui si consolida l'idea del paese mancato riferito all'Italia, nella compressione e nella comprensione che c'è tra la strage di Piazza Fontana del 12 marzo 1969, 17 morti, 88 feriti, e le vicende riguardanti il sequestro e il delitto di Aldo Moro, il sequestro di Via Fani del 16 marzo del 1978 e il ritrovamento del cadavere del 9 maggio dello stesso anno, è un'epoca in cui effettivamente l'Italia non solo cambia il suo volto, ma affronta tutti gli effetti, quella che, con una definizione direi perfetta, il presidente della commissione stragi, Pellegrino, ha definito una guerra civile a bassa intensità. Ed è proprio la notte della Repubblica quella che si estende in questo decennio, compresa tra il sequestro Lampo, 20 minuti, avvenuto il 3 marzo del 1972 da parte delle Brigate Rosse di Dalgo Macchiarini, dirigente della SIT-Siemens, diciamo la prova generale di quello che poi sarà un'escalation che attraverserà l'intero decennio, e la parentesi conclusiva rappresentata, come dicevamo prima, dalle vicende legate al caso Moro e soprattutto a quello che la vicenda Moro comporta nella storia italiana, ma ancor di più nel discorso antropologico italiano legato al concetto di verità. Le parole di Pasolini sono decisamente significative perché coincidono con quell'idea che quel decennio porta con sé, in cui da una parte c'è una storia e una verità che possiamo definire legale, perché definita e in qualche modo anche istituzionalizzata dai processi e dalle sentenze. E dall'altra c'è invece una verità morale che spesso e volentieri sembra essere più vicina alla verità della verità legale, ma che, come troppo spesso accade, rischia sempre di essere indimostrabile. Quindi nel suo essere indimostrabile non può avere in qualche modo cittadinanza se non nel pensiero morale dei cittadini. Quello che poi determina gli esiti dei processi sono le sentenze e non di certo l'etica e la morale. E soprattutto la conclusione di questo periodo con l'orrenda strage di Bologna del 2 agosto 1980, la più grande strage della nostra storia, a partire dal dopoguerra, 85 morti, più di 200 feriti, una vicenda che proprio in questi mesi di questo 2021 sta trovando una giusta collocazione, in qualche modo tutti i pezzi del puzzle stanno andando a comporre il quadro, e proprio in questo momento, o meglio nel momento precedente alla strage, Federico Fellini, con il suo film da tutti definito il più politico, ma abbiamo dimostrato in questo percorso di video lezioni che l'intero cinema di Federico Fellini è politico, ma certamente Prove d'orchestra è quello che, se non altro da un punto di vista anche delle apparenze,
risulta essere il più aderente ad un linguaggio politico e ad un utilizzo del cinema come strumento di intervento politico in un decennio, quello degli anni 70, in cui il cinema politico di impegno civile ha un grosso spazio. Ma Federico Fellini non si occupa solo di quelle che sono le vicende tragiche di questo paese. Come abbiamo dimostrato, è il più acuto, il più profondo e anche forse il più smaliziato degli antropologi italiani, proprio perché non si lascia ingabbiare da quelle che sono le tensioni che si legano attorno a determinati argomenti, attorno a determinati temi. Ecco quindi che con La città delle donne affronta la questione di genere e non semplicemente l'idea che possa essere un film, come spesso viene considerato, che riflette sul femminismo e su ciò che lo ha generato e ciò che in qualche modo poi il femminismo è diventato. È un discorso più ampio, è un discorso più ampio perché c'è un ragionamento sull'uomo e sulla donna, come vedremo. E dall'altra parte il referendum sul divorzio del 12-13 maggio del 1974 segna una sorta di spartiacque nel processo di laicizzazione incompiuta che avviene negli anni 70 con la vittoria al referendum del no con il 59,26% contro il sì che guadagnerà il 40,74%. Vittoria perché trattasi appunto di referendum abrogativo e quindi con questo referendum non viene abrogata quella che era legge sul divorzio. In tutto ciò, come dicevamo, c'è un cinema che si definisce politico, un'etichetta cinema di impegno civile che è molto simile a quella di neorealismo, e cioè una sorta di grande contenitore al cui interno può entrare tutto e il contrario di tutto, e che tuttavia non esaurisce in un discorso di cinema d'autore quelli che sono le questioni di carattere politico riguardante l'intera vicenda italiana. Perché il cinema tutto italiano è un cinema politico, quello degli anni 70 in particolar modo. È un cinema antropologico perché riflette e riproduce attraverso lo schermo una serie di situazioni dell'ordinario, della quotidianità, affronta il tema della famiglia, affronta il tema della scuola. Le dinamiche scolastiche, quello che è il rapporto tra adolescenti e insegnanti, ma in fondo Amarcord di Fellini è il modello alto in cui per la prima volta questa scuola viene riprodotta nella famosa sequenza del film, secondo uno schema che poi troverà una sorta di moltiplicazione per partenogenesi in tutti quelli che saranno i film a venire a tema, legati al finale della commedia sexy, e quindi a partire dall'insegnante di Nando Cicero del 1975 in poi. Film in cui il tema della scuola, il tema della famiglia sono mostrati in un momento di profondo cambiamento e di profondo turbamento e sconvolgimento. E allora la domanda che ci si pone alla luce del modello felliniano e di quello che poi sarà questo filone cinematografico decisamente prolifico e di grande successo è: qual è la differenza tra l'Italia degli anni 30 e l'Italia degli anni 70? L'invito è quello di guardare la commedia sexy come un genere in cui il paradosso è quello che alle esposizioni delle nudità femminili corrisponde in maniera direttamente proporzionale la profonda e acuta analisi, per quanto sconclusionata, per quanto talvolta involontaria, della crisi del maschio.
E quindi è un paradosso cinematografico che ci invita a riflettere non su ciò che appare, non su ciò che si vede, quindi i famosi film costruiti con una doccia nel primo tempo, una doccia nel secondo tempo e in mezzo l'intervallo, come si diceva in maniera un po' sprezzante, ma come una sorta di cartina di tornasole di quali sono i cambiamenti di genere che stanno avvenendo all'interno della società. Sull'altro lato, il thriller argentiano, l'horror, i generi diciamo a carattere più violento, ci mostrano come la vittima, bersaglio preferita di questi film, in questi film sia sempre la donna. Una donna che viene penetrata da armi bianche, e anche questo ovviamente non a caso, simulando appunto la, sublimando la penetrazione sessuale, e che mostra come l'emancipazione femminile stia rappresentando un problema di difficile da affrontare, di difficile soluzione, e che implica inevitabilmente un progressivo decadimento della virilità maschile e soprattutto un disorientamento, che è quello che poi il cinema di Fellini, a cui il cinema di Fellini apre la strada, un disorientamento nell'incapacità di ridefinire da parte del maschio la propria identità sessuale nei confronti di una donna che sta giustamente acquisendo sempre più importanza, sempre più spazio e sta ottenendo progressivamente attraverso le sue battaglie quello spazio che gli compete all'interno della società. Ecco quindi che il cinema dei Fellini degli anni 70 parte con un episodio apparentemente slegato, perché i clowns sembra essere semplicemente un prodotto televisivo e cinematografico al contempo, che vuole ragionare, che vuole proporre una rivisitazione di quello che è il mondo della clownerie, del mondo del circo, un mondo arcaico e allo stesso tempo estremamente caro al regista, il quale percorre questo viaggio a tutti gli effetti molto personale all'interno del mondo dei vecchi clown, all'interno dei circhi contemporanei dell'epoca, a visitare una Parigi in cui erano presenti i circhi in muratura, quindi una sorta di spettacolo permanente, luoghi decisamente suggestivi in cui si incontra una figlia di Charlie Chaplin, in cui si incontrano quelli che sono stati i vecchi clown che hanno animato la storia di quest'arte, ma nella prima parte del film, quella se vogliamo più di carattere biografico e personale, in realtà Fellini ci dimostra che non c'è più niente da ridere e quindi che il paradigma narrativo con cui lui affronta il cinema e le sue fantasmagorie è decisamente mutato, i colori si sono fatti grigi, si sono fatti cupi, le situazioni si sono fatte maggiormente tese, il grottesco comincia a prevalere sull'ironico e si è sempre più consapevoli che quella a cui si assiste è una danza macabra in cui i clown diventano metafora, allegoria del potere, assecondato da una regola del gioco in cui tanto i padroni quanto i servi sembrano non riuscire mai a venir meno. E allora la riflessione sui due clown della tradizione circense, cioè l'Augusto e il clown bianco, e quindi il servo e il padrone, diventa inevitabilmente una riflessione molto più ampia su un passaggio anche della storia italiana che nel suo affondare le radici all'interno dell'adolescenza della nazione, quindi nella dittatura fascista, riflette inevitabilmente sulla contemporaneità e quindi su quella non distinzione da un punto di vista del disorientamento popolare che c'è tanto negli anni 30 quanto negli anni 70, entrambi decisi da forti e radicali conformismi, da qualunque parte li si guardi, all'interno di una tensione permanente, di un conflitto da guerra civile che prevede di lasciare sull'asfalto, quindi dietro di sé, semplicemente dolore, morte e sofferenza.
nonostante gli anni 70, come detto, siano un periodo anche di grandi conquiste, pensiamo allo Statuto dei lavoratori, pensiamo all'ordinamento regionale, pensiamo alla conquista del voto da parte dei diciottenni, pensiamo all'accesso libero all'università per tutti, tutto ciò però, tutto quanto di positivo avviene in quel decennio, incredibilmente è lasciato fuori dal cinema, che non propone nessuna opera cinematografica capace di riflettere o di porre l'attenzione su queste tematiche, su queste situazioni, per concentrare invece il proprio sguardo sul declino e sul declivio pericoloso intrapreso dalla società italiana. Allora ecco che il clown diventa la maschera del potere e il regime diventa una messa in scena in cui le maschere sono quelle della commedia dell'arte nella sua fase più stantia, quindi nella sua fase di decadenza, la fase che precede la rivoluzione goldoniana, quella in cui i canovacci sono sempre più sterili, sono sempre più volgari, sono sempre più osceni, sempre più stanchi, triti, ritriti, e il pubblico poco per volta comincia sempre più a essere latitante. C'è bisogno di uno spettacolo invece tonitruante, c'è bisogno di uno spettacolo grandioso per risvogliare quel pubblico affinché si appassioni a quelle che sono le vicende italiane e soprattutto affinché sia un pubblico deresponsabilizzato o che si possa quantomeno sentire tale. Ed è lo spettacolo del fascismo. Spettacolo del fascismo che trova poi ampio spazio nella riflessione che Fellini fa su Roma nel 1972. Possiamo dire che Roma del 72 e Amarcord del 73 sono nelle due città di riferimento, quindi Roma e Rimini, quindi le due città elettive, una perché Rimini la patria originaria di Federico Fellini, Roma perché la città in qualche modo adottiva, dove lui ha trovato quello che era il suo spazio e il suo margine d'azione più compiuto e dove è stato possibile realizzare i suoi sogni. Ecco che la scelta di Fellini di chiudere Roma con l'immagine dell'ultima comparsata di Anna Magnani, con questo dialogo contemporaneamente struggente e beffardo, diventa estremamente importante perché quella porta che Anna Magnani si chiude dietro di sé pochi mesi prima di morire, da parte di Federico Fellini sembra essere una porta che si chiude alle spalle di un cinema che non potrà mai più essere quello che è stato precedentemente. E d'altra parte lo dimostra la struttura stessa del film, che si struttura e si compone partendo da un racconto biografico personale per diventare invece una mitobiografia della città, secondo la definizione di Ernst Bernhard, e allo stesso tempo per diventare anche una sorta di mitobiografia dell'Italia. La famosa battuta di Gore Vidal, intervistato durante la festa dei Noarti a Trastevere, dice che Roma è il luogo delle illusioni, perché a Roma c'è il cinema, c'è il potere e c'è la Chiesa. E quindi nell'identificare attraverso questa espressione di Gore Vidal il punto di vista felliniano sulla città, e ne abbiamo la testimonianza dal fatto che altre importanti testimonianze prese di sfuggita o riprese durante la stessa festa in cui comparivano Marcello Mastroianni piuttosto che Alberto Sordi, sono state poi successivamente tagliate dal regista. Bene, in questo concetto di illusione c'è il senso profondo di un'idea di nazione, di città-stato, in qualche modo, come viene identificata Roma, in cui le diverse tappe che compongono il racconto sono a loro modo significative. Un po' perché è un alternarsi tra l'Italia degli anni 30 e l'Italia degli anni 70 in una nuova volontà di contrapporre e di paragonare, o quantomeno di mettere a confronto le due esperienze. Un po' perché troviamo che sullo sfondo dell'Italia degli anni 30, quindi dell'Italia fascista,
interviene inevitabilmente la nostalgia della giovinezza, che non è una nostalgia tanto per il periodo storico in sé, anzi, è una nostalgia perché quel periodo è coinciso con la giovinezza del regista e quindi inevitabilmente non si può che guardare a quegli anni con uno sguardo decisamente malinconico e di un'età irrimediabilmente trascorsa. Ma soprattutto quello che conta in Roma è come nei vari episodi ci sia questa sorta di svelamento progressivo, diciamo, dell'orrore che si cela dietro alle diverse realtà. Se da una parte la sequenza delle trattorie di Via Albalonga ci mostra una vitalità e anche una voglia di vivere e di stare assieme, tipica della romanità, è altrettanto vero che nelle inquadrature sulle diverse tavolate progressivamente aumenta il tasso di volgarità, il tasso di maleducazione, le battute sgradevoli. E come i bambini, in una sorta, diciamo, di pedagogia permanente da strada, acquisiscano sempre più comportamenti negletti e maleducati, che non vengono più ripresi o redarguiti dai genitori, ma che quasi vengono sostenuti e enfatizzati, o quantomeno diventano semplicemente occasione di battibecco tra un padre e una madre che si rimproverano a vicenda di chi sia la colpa. La famosa sequenza del grande raccordo anulare ci mostra come quel mastodontico anello di cemento attorno alla città, concluso proprio a ridosso poco prima delle riprese del film, sia già diventato un teatro di guerra. È vero che Fellini ricostruisce quel mezzo chilometro di raccordo all'interno degli studi di Cinecittà, ma è altrettanto vero che lo ricostruisce per poterci lavorare, per poter creare fedelmente l'atmosfera da incubo che su quelle strade si manifestano e si ripercuote ogni giorno, si manifesta e si ripercuote ogni giorno. È un grande raccordo anulare caotico, magmatico, infernale, in cui accade di tutto, in cui l'inferno progressivamente, man mano che scende la notte, sembra trovare sempre maggior spazio, la dimensione infernale, anche attraverso l'intervento delle fiamme a seguito degli incidenti, trovare maggior spazio all'interno della rappresentazione scenografica e il blocco totale di chiusura e di impossibilità di movimento che si manifesta ai piedi del Colosseo, con l'immagine del Colosseo che giganteggia sopra l'ingorgo del traffico, è in qualche modo significativo della grandezza della Roma che fu e della miseria della Roma che è diventata. Una miseria che poi viene perfettamente rappresentata in un breve passaggio in cui un avvocato dialoga con lo stesso Fellini e racconta, attraverso un senso profondo di amarezza, quello che non è più Roma rispetto a quello che è stato in passato. L'esperienza del Teatrino della Barafonda è un altro luogo di grande vitalità e di grande tensione. Perché il pubblico a dettare le scelte, a obbligare gli artisti che non gradisce ad abbandonare il palco. Ed è proprio nel rifugio antiaereo che si consolida il pensiero di Federico Fellini sull'esperienza del fascismo, in cui attraverso la proposta di una situazione che poi troverà uno spazio, un margine più ampio nel successivo Marcord, ma la situazione è pressoché la stessa. In questo caso, nel rifugio antiaereo, un uomo anziano dice che stava dormendo così bene a casa, se non fosse stato per quello là, facendo evidentemente riferimento a Federico, a Benito Mussolini, scusate, e al fatto che appunto la motivazione per cui lui si trova in quel momento all'interno del rifugio è proprio la guerra cui l'Italia ha preso parte, e dall'altra parte un uomo di mezza età lo riprende dandogli del disfattista, dicendo che, ripetendo le parole di Mussolini, che noi siamo entrati in guerra per vincere e che vinceremo,
E in questo passaggio così breve, ma allo stesso tempo così efficace, si manifesta tutta quell'idea di una di un blocco adolescenziale della società italiana incapace di crescere, incapace di vedere, di acquisire maturazione, consapevolezza di fronte a quelle che sono le scelte di un capo che vede come una figura indiscutibile, soprattutto alla luce dello spettacolo, della messa in scena che quell'uomo stesso è stato capace di creare. E allora ecco che non sorprende che questa situazione avvenga nel rifugio antiaereo del teatrino della Barafonda, che altro non è che una sorta di rivisitazione dell'Ambra Iovinelli del quartiere Esquilino, in cui la società italiana di quel decennio è perfettamente rappresentata dal modo con cui Fellini descrive il pubblico del teatro. Poi certo c'è il passaggio in qualche modo obbligato, no? Dei bordelli, quello più popolare, quello di lusso, in cui però colpisce il fatto che la gran parte delle prostitute che vi sono all'interno sono figure avanti con gli anni, sono figure sfatte, sono figure che volutamente vengono rappresentate in maniera mostruosa, quasi come una sorta di perversione del concetto di grande madre mediterranea di cui l'italiano ha bisogno per poter affermare quella che è la propria mascolinità, quella che è la propria virilità, per avere quelle certezze, quella sicurezza che in altri luoghi, in altri ambienti, dove è chiamato a avere un rapporto diverso con le persone con cui si relaziona, non è in grado di esprimere. E la situazione, la sequenza della metropolitana è una riflessione profonda che Fellini fa sulla modernità, e cioè su come negli scavi della metropolitana di Roma, attraverso l'uso della talpa, si incontri spesso e volentieri reperti archeologici, in questo caso lo scontro è quello con la Domus Romana. Una volta entrati all'interno, fermati i lavori, si vedono delle bellezze magnificenti che però svaniscono con che corrode le statue, che corrompe la cultura, che corrompe l'arte, che corrompe l'architettura, che la distrugge e che gli annienta. Ed è una riflessione straordinaria proprio su come il concetto di modernità non riesca a convivere nel nostro paese con il patrimonio artistico, dove non si riesca a rinunciare alla modernità, e per non rinunciare alla modernità si vada a distruggere un patrimonio artistico di inestimabile valore che una volta perduto non è più assolutamente rimediabile. Colpisce anche che il racconto fatto sulla metropolitana di Roma è un racconto che parte dal 1871, quindi dalla nascita del Regno d'Italia praticamente, un poco dopo, e che si spingerà poi fino alla conclusione dei lavori al tardo 1980, quindi quasi con una sorta di passaggio di secolo per poter concludere i lavori. Segno però, anche questo è emblematico, delle lungaggini che tradizionalmente caratterizzano le opere pubbliche nel nostro paese. La sequenza controversa della sfilata ecclesiastica è importante per due motivi. Il primo è perché è un capolavoro da un punto di vista della visionarietà del cinema felliniano. E il secondo perché è ancora un luogo di negoziazione. O meglio, non c'è una condanna o una critica feroce e unidirezionale nei confronti della Chiesa. C'è invece una riflessione ambigua su cosa la Chiesa sia diventata, su come lei stessa tenda a mostrare l'estetica dello spettacolo, la magnificenza dello spettacolo per convogliare a sé le masse. E allo stesso tempo però come dietro a questo spettacolo ci sia ancora un'anima profondamente religiosa, tradizionale, radicata nella storia del nostro paese, un'anima che passa anche attraverso la rappresentazione delle scenografie e del
contesto atmosferico e musicale molto cerimonioso e allo stesso tempo estremamente rituale e quasi solenne nella sua sacralità con cui la sfilata ecclesiastica è rappresentata. E quindi ancora una volta in questa tensione, in questa torsione che c'è tra tradizione e modernità, Fellini mantiene opportunamente uno sguardo ambiguo che non esprime giudizi ma che si limita semplicemente a registrare i fatti. Ecco quindi che è un luogo ancora Roma in cui c'è la persistenza della memoria legata alla tradizione di quelli che sono gli anni 30 e come questi si ripercuotono negli anni 70 e allo stesso tempo però è un luogo che comincia a essere incrinato, comincia a essere frantumato dalla tragedia della modernità che attraverso la sua velocità, attraverso la sua forza distruttiva passa sopra qualunque cosa e sembra non essere più in grado di accorgersi della grande bellezza che sta schiacciando e che sta sovrastando. E veniamo quindi a Marcord, il film più biografico di Federico Fellini, perché pur senza nominare mai Rimini, ma parlando sempre genericamente di Borgo, rappresenta l'immagine di quella che è stata la sua giovinezza. È un film che abbraccia l'intero periodo degli anni 30, c'è l'episodio della grande nevicata del 1929, c'è il manifesto di Voglio danzare con te con Fred Astaire e Ginger Rogers, che è del 1937, c'è la settima mille miglia che passa da Rimini nel 1933, c'è il passaggio del Rex, che però non attraversò mai la parte dell'Adriatico, se non nell'ultimo e tragico viaggio conclusivo verso quella che poi sarà la sua distrizione durante il periodo della guerra, quindi nel 1942, e che però possiamo identificare come un passaggio quasi inaugurale, no? del transatlantico che vincerà il nastro d'argento, nastro azzurro dal 1933 al 1935, identificandolo ipoteticamente questo passaggio nel 1932. E quindi è un quadro d'ambiente complessivo su un percorso, quello degli anni 30, in cui attraverso la sequenza della parata Fellini ci vuole sostanzialmente dire in cui tutti erano fascisti, chi era, credeva di esserlo, chi sapeva di esserlo, chi non pensava di esserlo. E Fellini sembra anche prendere posizione nei confronti del rapporto tra fascismo e antifascismo facendo sua la famosa espressione di Ennio Flaiano, dicendo che in Italia sono tutti fascisti, sia coloro che lo sono, sia coloro che sono antifascisti. Proprio perché Fellini non vuole essere incastonato o cadere nella trappola dello schieramento contrapposto o della presa di posizione monolitica, così come veniva richiesto al cinema tout court negli anni 70. Il suo vuole essere semplicemente uno sguardo che registra i fatti, che registra le vicende e che non esclude anche gli aspetti più aberranti, più crudeli dell'esperienza del regime, con la famosa sequenza dell'olio di ricino fatto bere al padre. Sequenza che, come dicevamo, è un ampliamento di quella di Roma, perché anche in questo caso il padre viene accusato di aver detto una frase una volta, se Mussolini continua così io non lo so dove andremo a finire, frase ipotetica di cui lui stesso non sa dare motivazione, ma proprio perché non riesce a giustificare la provenienza o il senso di questa frase, gli viene detto che in fondo lui non capisce, non vuole capire, che alcuni italiani sono ancora così ostinati da non voler capire, e allora si decide di trattarlo con l'olio di ricino per fargli capire quello che lui ostinatamente non vuole capire. A Marcord, che trae appunto il suo nome e il suo titolo da questa espressione romagnola, io mi ricordo, che prevedeva una serie di titoli molto diversi,
Il Borgo, Viva l'Italia, un titolo che sembrava quasi una bestemmia, come lo definiva Fellini, Oscia della Madonna, scritto tutto attaccato, un titolo che suggestivamente veniva detto che proveniva anche dal fatto che c'era un amaro in quegli anni che si chiamava Amaro Cora e che alcuni di loro andavano, che le persone si ritrovavano e andavano a bere appunto l'amaro Cora. Ma dietro a questa espressione, che è ancora una volta un'espressione evocativa, si nasconde la rappresentazione di un mondo che guarda in macchina, un mondo che è sempre rivolto verso di noi spettatori. Fellini parlava di Amarcord di un film contro gli italiani, che gli italiani hanno amato a dismisura. Questo direi che è significativo, perché in qualche modo il fatto di essere un film contro e di essere amato a dismisura dimostra come ci si compiaccia dei nostri difetti e come non li si veda tutto sommato come tali. Ma tutti gli sguardi in macchina che sono rivolti da parte degli attori nei confronti dello spettatore sono delle interpellazioni attraverso cui il regista ci chiede di analizzare chi siamo e di riflettere sulla famiglia, sulla scuola, sul concetto di comunità, tutti i luoghi definiti luoghi di chiusura, tutti i luoghi definiti luoghi da cui è difficile uscire, perché luoghi fondamentalmente protettivi. A questi si accompagnano il conformismo, l'ipocrisia, la repressione sessuale, che è ampiamente rappresentata all'interno del film in tutte le serie di varianti, dalle più erotiche alle più grottesche, alle più ordinarie e naturali, ma che non trova mai una propria realizzazione, un proprio compimento di carattere spontaneo. E quindi ancora una volta nel cinema di Fellini tutti quelli che sono i potenziali atti sessuali, tutti quelli che sono i potenziali atti conclusivi di un rapporto tra un uomo e una donna sono destinati a rimanere incompiuti, a emergere ancora una volta l'incapacità del maschio di affrontare con maturità la relazione di coppia. Un maschio rappresentato come eterno adolescente, il fascista prototipo incarnato dal Pataca, cioè dallo zio Lallo, cioè da colui che vive nella casa del protagonista, Titta Benzi, amico d'infanzia di Federico Fellini, fratello della madre, ma che ha nei confronti della madre di Titta non tanto un rapporto tra fratello, tra i due non sembra esserci tanto un rapporto tra fratello e sorella, quanto una sorta di rapporto tra madre e figlio, no? La madre è ancora una madre che protegge, una madre che giustifica qualunque comportamento, anche più scriteriato, di questo zio nulla facente, prototipo del fascista perfetto, conformista, che limita a trascorrere le proprie giornate lasciandosi vivere, vivacchiando sotto il regime e beneficiando di tutto ciò che quell'esperienza poteva garantire a chiunque rappresentava una cieca e sorda aderenza al modello preconfezionato. E allora ecco che il film si consustanzia tra questo rapporto tra il sogno e la realtà, in cui il cinema e la tabaccheria, con la famosa sequenza della tabaccaia chiusa dopo il tramonto, sono due universi paralleli, sono due luoghi che convivono all'interno del film, in cui da una parte c'è la realtà e dall'altra c'è una realtà altra, che vediamo rappresentata appunto dal cinema, oscuro durante il giorno mentre fuori c'è il sole, che vediamo rappresentata dalla sequenza della tabaccaia, in cui l'unica figura che si oppone a Benito Mussolini, potremmo dire, è Dante Alighieri, e anche questo direi che è estremamente significativo, perché il manifesto presente all'interno dell'ambiente, all'interno del luogo, e che viene ripetutamente inquadrato come una sorta di controcampo a quella che è la situazione che si sta rappresentando, è proprio un manifesto pubblicitario che riporta l'immagine di Dante Alighieri.
un luogo in cui lo sguardo di prospettiva è uno sguardo funereo, la sequenza della nebbia è oltremodo significativa, no? Di questo nonno e di questo bambino che si perdono nella nebbia, per uno sembra essere presagio di morte, il bambino recandosi a scuola vede prima passare un carro su cui sembrano esserci dei soldati, quindi una sorta di premonizione della guerra, successivamente la strada gli viene sbarrata da un bue, una sorta di rappresentazione anche qui di una dimensione, no? Rappresentativa della società italiana in termini di virilità e di forza apparente, che non corrisponde poi a quelli che saranno gli esiti e i risultati. E infine la battuta conclusiva che dice questo semplice carabiniere che sposa la gradisca nel finale del film, evviva l'Italia. Le uniche parole che vengono dette da uno dei tanti maschi che vengono rappresentati nel film come maschi alfa, lui, lo zio Lallo, il bibliotecario che ci accompagna lungo lo sguardo sul paese raccontandone le vicende e la storia, tutte figure in qualche modo destinate a essere appunto nell'estetica delle figure dominanti o delle figure vincenti, ma in realtà essere totalmente delle figure inconcludenti. Una vera e sorta, vera e propria anticipazione e rappresentazione di quello che poi sarà il Casanova di Federico Fellini, ancora qui, ancora una volta, un luogo in cui c'è una contrapposizione tra la figura materna e la figura del duce, non solo perché è il luogo dove lui durante la vecchiaia trascorre gli ultimi anni come bibliotecario nel castello di Dux presso il conte di Warnstein, ma anche perché l'incontro che avviene con la madre è un incontro in cui la madre racconta nei confronti, meglio afferma nei confronti di Casanova tutta la sua incapacità, tutta la sua superficialità, tutta la sua inettitudine, smaschera in qualche modo che dietro a quel cavallone, come viene presentato, ci sia sostanzialmente un bambino mai cresciuto. E Fellini decide di costruire questo ragionamento sul maschio italiano attraverso una progressiva pulizia, anzi vera e propria epurazione della memoria tradizionale dell'identità maschile italiana, mostrando sempre più come si accompagnino nel carattere di questa figura dell'amante, del Latin lover, il sessismo e la vitellonità. E quindi come questi due elementi tipici del cinema di Fellini siano tipici perché affrontati, perché criticati, perché ripetutamente mostrati all'interno del suo cinema per far riflettere e per mostrarli allo spettatore all'interno di quella che è la loro vera natura. Ecco, questi due elementi sono destinati a consolidarsi nella figura di Casanova, nella rappresentazione di un superuomo di carattere sessuale, quindi nella virilità e nella prestanza fisica da ginnasta dell'atto sessuale, ma nell'incompiutezza dei sentimenti. Quindi Casanova è un superuomo sessuale, la vera e propria rappresentazione, come avviene nel film, di meccanismo sotto forma di carion, quello che accompagna i suoi rapporti sessuali, e allo stesso tempo è un completo inetto emotivo, incapace, se non in maniera superficiale e appariscente, di vivere le proprie emozioni, ma di non introiettarle mai al proprio interno, di non riuscire mai a viverle all'interno della propria storia come qualcosa di importante destinato a portare alla maturazione dell'individuo. Ed ecco quindi che nel Casanova troviamo come sia perfettamente rappresentata la solitudine del maschio perso nel labirinto dei sensi alla metà degli anni 70. Le due sequenze emblematiche, quella di un Casanova sperduto all'interno dei giganteschi candelabri del teatro,
in Boemia, nel finale nell'epilogo del film, sperduto, solo, disorientato, circondato da oggetti inanimati, rappresentato come in cerca di una strada che non è capace di trovare. Infatti l'unica strada che troverà sarà quella dell'incontro con la madre, che ancora una volta gliela indicherà la strada da seguire, ma che lui non saprà e non vorrà scegliere perché è troppo impegnativa, troppo carica di responsabilità, ma anche una figura che vede nel suo perdersi in questo labirinto quello che un suo amico durante il soggiorno inglese gli ha più volte detto, cioè hai cercato per tutta la vita quello che volevi di te stesso all'interno delle donne e alla fine che cosa hai trovato? Assolutamente nulla. E per cui non rimane che l'accoppiamento con il giocattolo, l'accoppiamento con la bambola meccanica, interpretata nel film dalla Lo Iodice, rappresentazione di una meccanicità dell'atto sessuale spogliato di ogni componente emotiva. In fondo è il preludio, direi, perfetto a quello che è l'epilogo del film, in cui Casanova danza all'interno di questo suo sogno con questo giocattolo, con questa bambola meccanica, ed è lui stesso diventato a sua volta oggetto meccanico. La scelta del Casanova come protagonista della riflessione sul maschio è oltremodo significativa, proprio perché parliamo di un perfetto carattere, potremmo dire, italiano. Di un uomo che avrebbe per tutta la vita voluto essere ricordato come un grande artista, come un grande intellettuale, di cui invece si ricordano solo ed esclusivamente le prestanze sessuali e l'immagine erotica che ha tramandato nel corso dei secoli. È significativo che lui sia un figlio della Controriforma, che quindi sia completamente avulso rispetto all'illuminismo in cui matura la propria storia, originario del 1725, quindi attraversa in qualche modo tutto il Settecento illuminista, ma rimane sempre ai margini di questo mondo, non riesce mai a uscire da una dimensione conservatrice, reazionaria e tradizionale. Se non attraverso le parole, se non attraverso il desiderio, se non attraverso una volontà destinata comunque a rimanere sempre incompiuta. Significativo a questo proposito il passaggio crudele e brutale del soggiorno romano, dove viene svillaneggiato anche sotto l'aspetto sessuale e dove viene umiliato in una sorta di gara di prestanza fisica, che nonostante la quale, al termine della quale lui risulti il vincitore, in realtà lui stesso non si accorge, o forse lo percepisce, ma non lo vuole ammettere a se stesso, che quella è una sorta di vittoria di Pirro, nel senso che è una vittoria delle apparenze, è una vittoria del giudizio degli altri nel valutare quella che è la sua prestanza atletica, ma che allo stesso tempo allontana da lui definitivamente ogni possibilità di potersi affermare come figura di artista e di intellettuale. E questo poi coincide, questo passaggio, diciamo, sul genere che troverà la controparte al femminile nel successivo La città delle donne, e coincide invece con una riflessione politica. Come dicevamo, l'allegoria italiana di prova d'orchestra, esperienza oltremodo importante e significativa, non solo perché il 19 ottobre del 1978 viene presentata al Quirinale alla presenza di Sandro Pertini, di Giulio Andreotti e del Presidente della Camera Pietro Ingrao, in una sorta di rappresentazione Democrazia Cristiana, Partito Socialista e Partito Comunista, di tre visioni diverse che reggeranno poi i tre giudizi dati sul film. Ma perché la grande allegoria di prova d'orchestra ci mostra come il mondo fuori, da parte di Federico Fellini,
viene portato dentro questo antico oratorio in cui si consuma l'intera vicenda, e tutte quelle che sono le tensioni politiche di un'Italia all'ultimo atto, così come sembra percepirsi in quel periodo storico, vengono mostrate, rappresentate all'interno di questo gigantesco scenario chiuso in cui ogni componente dell'orchestra stessa agisce come elemento stonato. La tensione che si avverte progressivamente all'interno del film è quello di un ambiente, di un mondo in cui tutto sta precipitando drammaticamente, in cui l'unica figura che cerca l'armonia è quella destinata a essere travolta dalle macerie e a morire, cioè la figura dell'arpista, in cui il maglio d'acciaio che distrugge l'oratorio e che riporta in qualche modo all'ordine gli orchestrali dopo il tentativo di insurrezione e di opposizione a quello che è il volere del direttore d'orchestra, con slogan che vi vedete riportati, che ricalcano nel loro schema quelli che sono gli slogan delle piazze dell'epoca. Ebbene, questa sorta di distruzione finale porta a un livellamento delle parti. Il direttore d'orchestra, come vedete nell'immagine qui rappresentata, scende dal palco e si mette a livello degli orchestrali. Tutti sembrano in qualche modo seguire lo spartito e trovare una loro armonia musicale, ma ancora una volta Fellini sceglie la strada dell'ambiguità. E quindi questo direttore d'orchestra con l'accento tedesco, che già presentava in maniera sinistra tutta una serie di affermazioni precedenti che volgevano a un teorema di carattere autoritario, incalzando sempre più gli strumentali ormai spaventati e terrorizzati da ciò che è accaduto, e quindi convinti di dover per forza di cose suonare adeguatamente e correttamente, rinunciando ai propri egoismi personali, ai propri personalismi, per rientrare invece in una dinamica collettiva, ecco, improvvisamente la lingua cambia, diventa il tedesco, e gli ordini che vengono impartiti sembrano provenire da un passato decisamente inquietante. Insomma, Fellini dice che nella vicenda italiana qualunque occasione, qualunque situazione, e non necessariamente solo quella degli anni 70, rischia spesso e volentieri di diventare un protesto per lasciare lo spazio a derive di carattere autoritario. E quindi è nella più banale e quotidiana e perfino sconcertante normalità che si rischia di far salire sui pennacchi, sulle aste delle bandiere, la svastica e farla tornare a sventolare. E ancora una volta quindi un discorso non allineato, non lineare, destinato a creare inevitabilmente controversie e dibattiti attorno al film, ma che visto oggi risulta essere perfettamente aderente a quello che era il quadro d'insieme, e con una sorta di inquietante oscuro presagio l'epilogo non può che ricondurre, con questo maglio che piomba a distruggere la parete dell'oratorio, a una sorta di oscuro presagio di quella che appunto sarà la strage di Bologna, che avverrà da lì a pochi mesi. Quindi le due sequenze, le due situazioni cruciali, quella della morte dell'arpista, quindi di colui che ha cercato l'armonia, di colui che ha cercato di far incrociare, di intrecciare i suoni, e allo stesso tempo di trovare una conciliazione tra quelle che erano le esigenze opposte da una parte e dall'altra, rappresentano evidentemente la vicenda Moro, rappresentata metaforicamente nella figura dell'artista, mentre il maglio anticipa con un pesante carico di inquietudine quello che avverrà da lì a poco. Il decennio di Fellini si conclude con La città delle donne, si conclude con
una rappresentazione che sembra essere complementare al Casanova, ma che ancora una volta è una rappresentazione politica, non solo perché il discorso è in maniera fuorviante, il discorso politico in maniera fuorviante concentrato sulle donne, perché il vero protagonista è Snatoras, cioè Marcello Mastroianni, questo maschio incompiuto, inconcludente, superficiale, vitellone, sessista nei suoi atteggiamenti, incapace di affrontare la realtà, incapace di fare i conti con il proprio passato, perenne sognatore di una sessualità ipertrofica. Non a caso il film si apre e si chiude con un ingresso in galleria che, come già ci ricorda Hitchcock in North by Northwest, è una perfetta rappresentazione psicanalitica del rapporto sessuale, ma è anche la rappresentazione di una figura femminile che sta cambiando e che sta poco per volta trovando una collocazione e un radicamento nella società diversa rispetto a quelle che sono le aspettative del maschio, e che quindi provoca disorientamento, provoca frustrazione, provoca anche reazioni violente. D'altra parte il femminismo stesso cambia in quegli anni, è destinato a un certo punto, proprio alle soglie del 1979, a chiudersi, quella che è la dimensione del femminismo di carattere, se vogliamo, ideologico, legato al Partito Radicale, legato alla nascita della Casa delle Donne, sempre nel 79 a Roma, cioè luoghi di aggregazione in cui sono centrali, in cui si discutono le grandi tematiche femminili, per entrare invece in una logica che è decisamente sconcertante, che mette in crisi, potremmo dire, quella che la vicenda della tradizione della donna nel nostro paese. Perché improvvisamente, con l'avvento del terrorismo, che nel film viene rappresentato nel finale in maniera felliniana, con una sorta di processo morale nei confronti del maschio, con le donne, con il passamontagna e il mitra, con le raffiche di mitra che distruggono la figura della grande madre che si alza nel cielo come una mongolfiera, riflettono quello che sta già avvenendo e avvenuto nella società e che sta creando in qualche modo sconcerto. Non dimentichiamo che nella vicenda del sequestro e della morte di Aldo Moro sono coinvolte figure femminili, Darita Algranati, che è quella che alza il mazzo di fiori al passaggio del corteo di Aldo Moro, all'ingresso di Aldo Moro in via Fani, per dare il segnale che l'azione è iniziata, a Barbara Balzerani, che dalla Fiat 128 che sarà coinvolta nell'incidente che porterà al blocco della macchina di Aldo Moro e alla successiva sparatoria con l'uccisione della scorta, Anna Laura Braghetti, che è la titolare dell'appartamento di via Montalcini, passando per Adriana Faranda, che è la postina dell'esperienza del sequestro Moro. E quindi questo coinvolgimento nella violenza delle figure femminili crea uno sconcerto, perché confligge inevitabilmente con quella che è l'immagine materna della tradizione italiana. E diciamo che c'è un episodio, quello del 5 febbraio 1979, in cui un'azione terroristica è compiuta solo ed esclusivamente da donne o da un comando di prima linea in azione a Torino. Ecco, sembra quindi che la riflessione sul mondo e sull'universo femminile portata avanti da Federico Fellini sia ancora una volta qualcosa di estremamente politico, perché riflette su una realtà che sta avvenendo, che sta cambiando, e che riflette su fatti che stanno accadendo nella realtà e che utilizza il cinema, come sempre ha fatto Federico Fellini, per creare delle allegorie che mettano sul piatto tutte le problematiche, tutte le criticità che queste situazioni comportano. Per certi aspetti, come gli anni 70 determinano il cinema di questo decennio, sembra essere quello più politico di Federico Fellini, e certamente lo è,
ma come abbiamo visto non è che il cinema che lo ha preceduto, così come quello del prossimo decennio, lo sarà diversamente. E certamente quello degli anni 70 è un cinema che definisce attraverso l'allegoria e la fantasmagoria una rappresentazione mostruosa della società e che interroga, e oggigiorno direi che risulta essere ancora più interessante da questo punto di vista, su come non sia così fuori luogo e non sia così lontano dalla realtà mettere a confronto, il che non vuol dire mettere sullo stesso piano, ma presentare una sorta di confronto tra gli anni 30 e il decennio di piombo, perché in fondo sono due situazioni in cui, come diceva Wilhelm Reich nel definire la psicologia di massa, gli individui hanno ceduto alla parte irrazionale di sé, si sono lasciati condizionare e guidare dalla parte irrazionale di sé, definendo automaticamente la loro sottomissione all'autorità, che sia quella di carattere politico, che sia quella delle macchine. Reich sosteneva che in entrambi i casi queste due sottomissioni determinano che masse sterminate di persone si adagino e si strutturino in conformismi all'interno dei quali non è più possibile vedere la verità. E quindi il cinema di Fellini riflette proprio questa dinamica reichiana, cioè il fatto che siamo in una società in cui nelle mani di uno studioso ci fosse semplicemente la possibilità, per poter fare un racconto degli anni 70, dei film felliniani di questo decennio, troverebbe una realtà fatta di una scuola incapace di ristabilire i rapporti di distanza tra l'autorità e gli studenti, quindi tra docente e discenti, troverebbe delle famiglie che agiscono sia sul piano della relazione di coppia sia sul piano del gruppo familiare come una vera e propria tribù con rituali di carattere tribale e barbarico, troverebbe delle istituzioni estremamente fragili e sfilacciate, pronte a essere prese e a lasciare in qualche modo il testimone all'uomo forte di turno, e troverebbe un'incapacità da parte della società tutta di confrontarsi con la realtà. Non a caso, con il decennio successivo, il cinema di Federico Fellini affronterà gli anni Ottanta attraverso una sorta di passaggio rappresentato dal film E la nave va, che proprio ancora una volta attraverso il viaggio, attraverso l'archetipo del mare, mette in collegamento, mette in relazione quella che il marchio di un paese mancato, come quello raccontato negli anni 70, con il marchio di un paese incompiuto, che è quello che poi troverà spazio e collocazione negli anni 80, destinato poi anche lì il nuovo presago di quella che poi sarà la progressiva disgregazione e nonché progressivo smottamento e autodistruzione della Prima Repubblica, e quindi di un sistema politico destinato ad aprire le porte con il proprio crollo ad altre vicende e ad altre situazioni.